corro certi ritmi, non mi serve mangiare tanto perché corpo abituato. Quindi ognuno fa una sua analisi su quello che gli serve con oggi, che magari si fanno su quelle corse in comfort, e poi dice, porca boia, io dopo 10 km già ho un po' di crisi glicemica, come facciamo a toglierla? Giornata test per il cost to cost. Siamo partiti da 2,5 km e tutto va bene. E subito adventure. Qui già dopo 7 km si parte con l'adventure, un piccolo guado del fiume per pulire le scarpe. No, no, qua si fa così, sennò ti fai male. Questo è il segreto. Scarpe bagnate e pulite. Sempre e cerchiamo di essere economici sui fondi. I fondi difficili, come troveremo adesso, loose, cioè in italiano come si dice? Morbidi, leggeri. Ah, esatto. Cerchiamo di capire che cos'è, ed è importante parlarsi, uno è che si deve vergognare, amo io perché. Tecnica del branco per non far perdere nessuno e per non lasciare nessuno dietro. Ah, ma se succede? Che succede? No, ma non ho sete, sono solo col sale. Ma anche vedi anche la performance comincia a calare, no? È permesso di avere i passanti. Abbiamo fatto un piccolo test con tutti i nostri amici che vengono al costo posto. Stiamo facendo? Forse tutti. Siamo al 19° km e qualche centinaia di metri. Come siamo partiti stamattina? Ah, siamo partiti Expedition Mode. Tutti sono venuti carichi, acqua, Coca-Cola, panino, e abbiamo fatto lasciare tutto in macchina per la gioia di molti. Perché sarà quando si trova. Tra l'altro la macchina che... Vedete il mare là? Quelle parcheggiata. Dove ci sono quelle torri là, e là è Porto Verde. Quindi se si può vedere, vuol dire che è vicino. L'acquedotto lì, no? Poi magari non c'è l'acquedotto, c'è tutto deserto, però magari c'è un masso che si vede, è un gruppo di montagne, si punta con la bussola e si cerca di andare in quella direzione leggendo l'orografia del terreno, perché non è che magari ci si infila nelle buche e poi dopo per uscire di là c'è una montagna, si cerca magari per arrivare lì, se c'è una montagna nel mezzo si gira, no? Si gira dall'altra parte, però si punta sempre a un qualcosa. Qui, come vi ha insegnato chi è andato ai corsi di Daniele, non c'è terreno, non si vede, c'è l'erba alta, ci possono essere i buchi delle talpe, no? Quindi il piede che ti molla. Polsi morbidi, perché col polso morbido vi rimando alla caviglia morbida, e frequenza nei piedi, in modo che se un piede perde l'appoggio, subito l'altro è pronto. Quindi non il passo lungo, ma sempre veloce, vicino, con caviglie e polsi morbidi. E puntiamo là, andiamo a vedere dove si va. Chilometro 34, si riparte con la locomotiva. Trentanovesimo chilometro, il gruppo si ricompatta, freschi, frizzanti e con tanta fame si va verso il punto di partenza, Porto Verde. Dopo 39 chilometri tutto bene, prova davvero interessante, abbiamo buttato dentro tutti i tipi di terreno, tutte le condizioni possibili.
siamo divertiti. Giornata spettacolare, posti spettacolari. Ho detto che sta schiazzando la pelle.